Ancora calma apparente nel Casateramo dopo la scelta dell'allenatore. Lo staff tecnico va completandosi con Edmondo De Amicis, che sarà il vice di Zichella, e Oliverio, preparatore dei portieri. Conferma anche per Daniel Perazzolo come preparatore atletico. Da adesso in poi però si comincia a lavorare sulla squadra, anche se le questioni societarie rimangono sullo sfondo come una probabilità, seppur non proprio attuale. Perché non è un mistero che Campitelli voglia cercare altre persone che lo affianchino nell'avventura in biancorosso dopo un decennio al timone. L'incremento della quota di Luigi Di Battista non risolve certo i problemi e così riaffiora puntuale il nome di Gilberto Candeloro. Il patron del Francavilla però appare tiepido rispetto a questa possibilità. Di fatto oggi un accordo Campitelli lo avvallerebbe subito, ma i contatti sono stati congelati a primavera e non sono mai più ripresi. C'era stata anche la possibilità di riaprire qualche discorso qualche settimana fa, anche se la sensazione è che per il momento a Candeloro il Teramo interessi anche, ma a determinate condizioni. È chiaro che in questa situazione le possibilità di operare sul mercato giocatori verranno certamente limitate. Si proverà con i prestiti e la Pescara certamente il partner privilegiato del diavolo per via della vicinanza, questa sì molto stretta, tra Campitelli e Sebastiani. Ma in questi giorni il direttore sportivo Sandro Federico sta osservando le finali primavera, anche se è molto complicato provare ad accaparrarsi i talenti delle big. Bisognerà lavorare di fantasia, come l'anno scorso, considerando il budget, che se non cambiano le cose sarà oggettivamente limitato. Ma le sorprese sono ancora possibili, in attesa di iniziare ad operare. Il Teramo spera di avere davanti Luca Di Renzo e poi di monetizzare risparmiando sugli ingaggi dei giocatori che ha sotto contratto.